Non ci sono sistemi di gioco vincenti, nemmeno perdenti, l'interpretazione delle partite, sono i principi di gioco, la determinazione, l'attenzione, insomma tutte cose che sappiamo che possono funzionare meglio di quello che stiamo facendo. Ho fatto le mie valutazioni, chiaramente un allenatore deve valutare tutto il lavoro fatto, tutto il percorso fatto, le ultime prestazioni, e credo che sia la situazione migliore in questo momento per ritrovare, ci mancano due cose assolutamente, costruzione dal basso migliore per superare la prima pressione avversaria e una fase difensiva più solida, sta meglio, l'autonomia è quasi nulla perché ha fatto un mezzo allenamento l'altro giorno e oggi ha fatto la rifinitura. Ma credo che il suo ruolo è sempre stato quello di grande motivatore, ma anche di grande giocatore. Io mi auguro che possa essere ancora entrambe le cose. Domani sarà con noi perché ha voglia di stare con noi, e questa è una situazione molto importante. La guarigione di Magnan procede bene, nel senso che ha ripreso anche a lavorare sul campo, non ancora con la squadra, però ogni giorno sta meglio, quindi l'esame che ha fatto sta dicendo che la cicatrice sta funzionando. Questo ci fa ben sperare per un suo rientro. Oggi ancora non ti so dire se sarà settimana prossima, fra due settimane, ma sicuramente sta meglio e sta progredendo. Per quanto riguarda Bennasser e Tomori non sono disponibili domani, ma me li danno disponibili per lavorare con la squadra da domenica, quindi disponibili per la partita di martedì in Champions. Col Torino sono sempre partite, e lo sarà anche domani, molto fastidiose per il loro modo di giocare, ma non solamente contro noi, è una squadra che mette in difficoltà la costruzione avversaria perché pressa tutto campo, però dobbiamo trovare le soluzioni per cercare di sopperire a questa loro pressione muovendoci molto, muovendoci bene, cercando di essere coraggiosi soprattutto con la palla, quindi è chiaro che vogliamo fare qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto nelle altre due partite. Siamo consapevoli che possiamo fare di più, siamo altrettanto consapevoli che siamo partiti per vincere il campionato e rivincere il campionato e non ci riusciremo. Già vincere il campionato l'anno scorso è stato qualcosa di straordinario, la nostra ambizione era di rivincerlo e sarebbe stato qualcosa di veramente incredibile, e da domani comincia un altro campionato che è quello di arrivare nelle prime quattro posizioni. Credo che il Milan siano tanti anni che non, per tre anni consecutivi non rientrare in Champions sarebbero stati tanti anni, e quindi domani dobbiamo riprendere questo campionato con grande entusiasmo, con volontà, con spirito. E credo che abbiamo sbagliato una cosa, un po' tutti, forse anch'io, di puntare tanto sulla prossima. Mancano 17 partite al campionato. E poi abbiamo il Sono Champions. Mancano 17 partite, è chiaro che cominciare bene domani sarebbe molto importante, ma non finisce comunque il campionato domani. E questo deve essere molto importante per i miei giocatori, che giocano con entusiasmo, che giocano con la voglia, che giocano con generosità, con determinazione, con la qualità che hanno, per cercare di riprendere quello che siamo responsabili. Le cose che non siamo riusciti a fare, ma soprattutto dobbiamo pensare di essere responsabili di quello che riusciremo a fare, ed è ancora una stagione da portare a casa in modo positivo.